Nonostante sia in calo il numero di coloro che riescono a lasciare la città per andare in ferie, questo primo weekend d'agosto è una giornata da bollino rosso su strade e autostrade di tutta Italia. L'esodo estivo è iniziato questa mattina dalle prime luci dell'alba. Circolazione in forma lana si è intensificata su tutta la rete stradale e autostradale, in uscita dalle aree metropolitane e sui principali itinerari delle vacanze in direzione delle località balneari o di montagna. Traffico molto intenso anche sulle direttive che conducono ai valichi di frontiera con la Slovenia, in particolare sul raccordo autostradale di Fernetti. Da segnalare in mattinata il maltempo sulle regioni nord-occidentali, in particolare su Lombardia e Piemonte, dove alcune strade erano parzialmente allagate. Secondo i dati di Viabilità Italia, la struttura istituita presso il Ministero dell'Interno e presieduta dal direttore del servizio Polizia Stradale, già dalla notte scorsa si era registrato un intenso movimento di veicoli, soprattutto lungo l'autostrada A4 verso il confine italo-sloveno. Qualche difficoltà nel corso della notte si era registrata anche in A1 nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena Nord a seguito di incidenti con code a tratti. Per favorire la fluidità della circolazione si ricorda in una nota continua il divieto in vigore dalle 16 di ieri fino alle 22 di oggi per i mezzi con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate. Anche domani 3 agosto si fermeranno dalle 7 alle 23. Polizia stradale, carabinieri, ANAS e società autostradali, vigili del fuoco e soccorso sanitario e stradale garantiscono in queste ore la massima attenzione sulle strade, come pure la polizia ferroviaria e il personale del gruppo FS nelle stazioni e sui treni a lunga percorrenza. In azione anche elicotteri di polizia e carabinieri. Per le informazioni sulla viabilità, oltre ai pannelli esposti in autostrada, si ricorda il numero gratuito 1518.